Ciao amici! Ha solo 20 anni ed è multimilionario. Kylian Mbappé, l'attaccante del Paris Saint-Germain, è un astro nascente del calcio che vale, infatti, molti, ma molti soldi. Valutato a circa 250 milioni di euro nel calciomercato del 2019, è attualmente il giocatore più costoso al mondo. Inoltre, il suo ingaggio annuo della stagione in corso non ammonta a meno di 17 milioni e mezzo di euro e non rischia di abbassarsi né di stagnare, perché quest'ultimo viene rivisto ogni anno al rialzo dal suo club prestigioso, senza scordare i suoi redditi fuori dal calcio provenienti dai suoi sponsor. Così la sua fortuna è valutata a 24,7 milioni di euro prima del suo approdo nel club parigino. Lo avrai capito, questo piccolo prodigio del calcio è molto ricco e può permettersi qualsiasi tipo di stravaganza, ma il giovane talentuoso è abbastanza ragionevole, ben educato e circondato benissimo. Sa dare alle cose il loro giusto valore. Tra l'altro, questo calciatore internazionale sembra piuttosto aiutare il prossimo e dimostra una generosità innegabile. Ma è davvero tutto? Ebbene, è ciò che stiamo per scoprire oggi. Ecco come Mbappé spende i suoi soldi. Kylian Mbappé Lotin, famoso con il nome di Kylian Mbappé, 1,78 m x 73 kg, gioca ormai da qualche anno nel ruolo di attaccante. È nato il 20 dicembre 1998 nel 19° arrondissement di Parigi e dalla sua infanzia è immerso nel mondo dello sport. Suo padre, Wilfred Mbappé Lotin, di origine camerunense, un uomo rigoroso ma benevolo, era un ex calciatore di livello regionale e diventato allenatore degli under 15 nell'associazione sportiva di Bondy, e sua madre, Faïsa Lamari, di origine algerina, una donna socievole e molto disponibile, è stata giocatrice di pallamano professionista in questo stesso club. Ha anche due fratelli, il maggiore 31 anni, che si chiama Jire Kembo Ekoko, ed è stato anche lui calciatore internazionale che ha giocato in Ligue 1 dal 2006 al 2012, e il più giovane, Ethan Mbappé, 13 anni, segue le sue orme giocando attualmente al suo fianco in preformazione al Paris Saint-Germain. Kylian cresce a Bondy, studia in un istituto cattolico privato e inizia a giocare a calcio nel club dei suoi genitori. Fin dai suoi primi passi è considerato come un genio. Decisamente il valore non aspetta il numero di anni. Nel 2011, mentre il piccolo residente, grande fan di Cristiano Ronaldo, era ancora in preformazione all'Istituto Nazionale di Calcio di Clairefontaine, il club inglese del Chelsea aveva scoperto il suo talento fuori dal comune e lo aveva convocato, ma la trattativa non aveva portato a un accordo. Così il ragazzino di Bondy fece soltanto una partita di prova con i Blues. Era l'amichevole contro il Charlton, vinta 7-0. Appena 14enne, il soprannominato Mbebe fu successivamente sollecitato anche dal Real Madrid per uno stage in quel periodo. A 17 anni venne notato da alcuni club francesi che provano di ingaggiarlo nel loro club, specialmente il Racing Club di Lens e lo Stade Malherbe Caen Calvados, ma nessuno dei due club riesce ad acquistare l'attaccante, il quale alla fine finirà al Monaco. E mentre aveva raggiunto la prima squadra da qualche settimana, il Manchester City voleva acquistarlo a una cifra colossale, ma la dirigenza monegasca rifiutò. Ovviamente hanno trovato la perla rara con capacità fisiche e tecniche perlomeno impressionanti. Quando arriva al Monaco nel dicembre 2015, ad appena 16 anni e 11 mesi, diventa il calciatore più giovane ad indossare la maglia professionista di questa squadra in Ligue 1, battendo il vecchio record che apparteneva a Thierry Henry dal 1994. Ma nonostante tutti i suoi successi, la star del calcio non si scorda comunque dei suoi studi. Ci tiene a superare l'esame di maturità, che ottiene nel settembre 2016. Ed è durante l'edizione 2017 della Champions League che il talento di Kylian Mbappé esploderà sotto gli occhi del mondo. Questo ragazzo così giovane, con uno scatto tanto veloce quanto calcolato, più veloce rispetto a tutti i difensori, che sa confondersi dietro ai suoi compagni per cedere il gioco e che dimostra molto maturità, impressionerà tutti. Così inizia il suo percorso glorioso. Nell'estate 2017 viene trasferito al club della capitale per 145 milioni di euro, il secondo trasferimento più costoso della storia dopo quello di Neymar, acquistato nella stessa stagione dal Paris Saint-Germain. In parallelo, nello stesso anno in cui integra il club monegasco, Kylian Mbappé è notato subito e raggiunge la nazionale francese degli under 17, poi quella degli under 19 ed è infine convocato da Didier Deschamps nella nazionale francese a soli 19 anni. Nel marzo 2017, il soprannominato Donatello, a causa della sua somiglianza con la famosa tartaruga ninja, disputa la sua prima partita con la nazionale francese. È stato anche incoronato dal re Pelé in persona. Nel 2018 vince il trofeo Coppa e al pallone d'oro finisce ai piedi del podio al quarto posto. Ed ecco che continua a suscitare
aumentare l'interesse nel mondo del calcio. Di conseguenza, per quanto possa essere giovane, il prodigio di Bondy ha già un contratto degno di un giocatore affermato. Ambito anche da importanti club europei come Real Madrid e Chelsea, vede il suo stipendio esplodere. Nonostante la sua età precoce, in questa industria universale che genera milioni, il suo valore aumenta di continuo. Di conseguenza l'attaccante ha giorni migliori davanti a sé. Inoltre, ne approfitta per assicurarsi una certa agiatezza dal punto di vista economico. La domanda che ci poniamo: a quanto ammontano i suoi redditi? Da un lato, dopo l'aumento salariale incluso nelle sue clausole contrattuali e fatto costantemente da parte del club parigino per la sua terza stagione 2019-2020 all'interno di quest'ultimo, il suo ingaggio lordo è stato aumentato per la cifra esorbitante di 1.625.836 euro, tanto più che il campione del mondo percepisce anche vari bonus e agevolazioni, iniziando da un bonus di etica di circa il 15% del suo ingaggio, ossia 300.000 euro mensili. Inoltre guadagna anche 30.000 euro ogni mese per pagare il suo affitto, un autista oppure un maggiordomo. In questo modo, il giovane calciatore, sconosciuto al grande pubblico ancora 3 anni fa, è diventato da quel momento una delle star del calcio. Le sue prestazioni, la sua firma al Paris Saint-Germain, i suoi record di precocità polverizzati oppure il suo titolo di campione del mondo lo hanno fatto entrare in una nuova dimensione. Questa ascesa fulminea ha fatto precipitare su di sé ancor più i club famosi. Oltre a questi ultimi, il genio del calcio ha visto aumentare la sua popolarità in un modo accecante. Questo è stato percepito da numerosi sponsor che se lo sono conteso. Così, oltre alla marca di abbigliamento sportivo Nike, che lo paga tra i 2 e 3 milioni di euro per utilizzare la sua immagine, l'orologiaio svizzero Hublot aveva firmato con lui un contratto da 1 milione di euro all'anno. Con redditi del genere, Kiki si può quindi regalare tutte le stravaganze che desidera. Ebbene, è imperativo iniziare con una bella villa. Così il giovane attaccante, dopo la sua firma col club della capitale, si era trasferito in un appartamento molto chic nel cuore di Parigi. La promessa del calcio francese aveva affittato un appartamento su 2 piani di una superficie di 600 metri quadri nel costosissimo 16° arrondissement con vista sulla Torre Eiffel e a soltanto qualche chilometro dal Parco dei Principi. Un bene del genere di eccezione che dispone di una terrazza stupenda allestita sul tetto e di una vasca idromassaggio a cielo aperto vale per forza centinaia di migliaia di euro di affitto all'anno. Poi ha ovviamente bisogno di un'auto per spostarsi ai suoi allenamenti al Camp de Loge a Parigi e per altri viaggi. Benché non abbia la patente, ha tuttavia un autista a sua disposizione che può guidare un'auto di suo gradimento, e quest'ultimo sembra molto accentuato perché la sua scelta si è orientata verso l'auto più cara di tutte in Ligue 1. Il modello sarebbe una Ferrari che costerebbe circa 486.005 euro. A dire il vero, questo amante di grosse cilindrate non fa le cose a metà. Tra l'altro, Kylian Mbappé è anche uno dei calciatori più generosi del pianeta. Non esita mai a fare donazioni importanti e ad aiutare quelli che ne hanno bisogno. Ha per unico obiettivo quello di fare azioni di solidarietà e non cerca nemmeno di avere una visibilità internazionale, come quando decide di cedere tutti i premi post-mondiale durante il mondiale in Russia. Questi ultimi includono premi valutati a 20.000 euro a partita e un bonus a titolo di premio vittoria di 380.000 euro per aver vinto il torneo. Mbappé ha deciso di versarli a varie organizzazioni sconosciute a livello internazionale, tra loro l'associazione Premier de Cordé, di cui lo scopo è quello di migliorare il quotidiano di giovani in situazioni di handicap o ricoverati e della quale il padrino, a cui scelse di cedere il suo bonus vittoria. Inoltre, il giovane giocatore fa anche lasciti discreti, usando degli pseudonimi per conservare l'anonimato. Così, dopo la scomparsa del Piper Malibu, un aereo che trasportava il calciatore italo-argentino Emiliano Sala, Mbappé aveva dato 30.000 euro alla famiglia di Emiliano in seguito al lancio di una raccolta per trovare il suo corpo e aveva firmato la donazione con lo pseudonimo di Eli Lotten. Ha fatto la stessa cosa quando la famiglia di David Ibbotson, il pilota britannico al comando dello stesso aereo che si era schiantato nel gennaio 2019, aveva lanciato una nuova raccolta per proseguire le ricerche. Il campione del mondo tricolore aveva fatto di nuovo una donazione di 27.000 sterline, ossia l'equivalente di 30.800 euro all'incirca, sempre con lo stesso pseudonimo. Quindi bisogna sottolineare che questo ragazzo, il quale ha scalato molto velocemente le classifiche del successo, sia piuttosto ragionevole in termini di spese. Non c'è nulla di male nel concedersi qualche piacere della vita senza tuttavia cadere nella trappola dell'eccentricità. Avendo vissuto in una periferia in cui al contempo ha avuto una buona educazione e un entourage che si occupa di orientarlo bene, sta con i piedi per terra e non ha problemi con il denaro, consapevole che una carriera da calciatore è molto breve. È sempre al suo fianco per sostenerlo e anche per controllarlo, sua madre gli impedisce con affetto di cedere all'ebbrezza della gloria che va spesso di pari passo con i soldi. Al tempo stesso Mbappé ha un grande cuore pieno di generosità, non tarda ad aiutare i bisognosi e corre in aiuto di colui che chiede aiuto, delle gesta che ci ricordano che c'è sempre qualcuno in un angolo del mondo ad aver bisogno
bisogno del nostro sostegno e della nostra generosità. Questo calciatore è sicuramente ancora molto giovane, ma dà un esempio di umanità straordinario che suscita un grandissimo rispetto. È un vero modello da seguire, non credi? Non fare a meno di dirci nei commenti ciò che pensi delle spese di Kylian Mbappé. Ecco due video, anche loro interessanti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!